tutti. Ho fatto dei biscottini veramente deliziosi. La ricetta non è mia, è dell'amica Rita Chef. Vi metto il link del canale nell'info box. Bene, andiamo a vedere come farli. Per fare questi biscottini deliziosi abbiamo bisogno di burro morbido, lo lasciamo a temperatura ambiente diverse ore, zucchero, un uovo più un tuorlo, farina 00, fecola di patate, un pizzico di sale e aroma di vaniglia. Bene, lo lavoro un pochino con la spatola, come vedete si è ammorbidito abbastanza. Deve essere molto morbido perché va sbattuto con la frusta per benino. Naturalmente si può fare anche con uno sbattitore elettrico se volete, io lo farò a mano come ha fatto Rita. Ci vorrebbe anche una frusta più leggera di questa che ho io, però piano piano riesco ad amalgamare bene lo zucchero e a sciogliere il burro. Adesso io farò dei tagli, no, per non allungare troppo il video. Comincio poi a mettere il primo uovo intero e continuo a sbattere. Sì, in effetti potevo anche usare le fruste elettriche o con la planetaria, con la frusta, penso che sarebbe stato lo stesso, però voglio provare così a mano. Metto anche il tuorlo e sbatto ancora. Vedete come comincia a diventare bello spumoso? Metto il pizzico di sale. Vi ricordo che questa è una ricetta di Rita Chef Channel. L'ho presa sul suo canale YouTube ed ho provato a fare questi biscottini veramente deliziosi. Ora li sto rifacendo per voi. Ecco l'impasto, direi che così va bene. Sì, direi che è pronto. Adesso metteremo le farine. Aggiungo il cucchiaio di essenza di vaniglia. Penso andrebbe bene anche la vanillina. E poi setaccio la fecola. Per prima cosa metto la fecola. Giro per amalgamare bene. Poi credo che cambierò la frusta e prenderò la spatola, come dice la ricetta di Rita. Anche perché adesso devo mettere la farina, i 200 grammi di farina che metterò piano piano. La setaccio, oppure fatelo prima, indifferente. La metto però piano piano. Ok, giro, poi metto altra farina. Ok, e mano a mano l'impasto diventa un pochino più duro, quindi ho tolto la frusta e ho continuato con una spatola, un cucchiaio, come volete. Io mi trovo questa, ecco qua, l'impasto è pronto, ci siamo. Allora, io mi sono preparata una sac à poche con
con una punta un pochino grande, perché naturalmente non è panna, quindi l'impasto è un pochino abbastanza sodo ma morbido, e quindi ci vuole una punta un pochino più larga. Farò dei biscotti a S e alcuni rotondi dove metterò poi una ciliegina. Beh, insomma, non sono una pasticcera, io faccio il pane, però diciamo che me la cavo. Nel frattempo ho acceso il forno a 170 gradi, i biscotti vanno cotti dai 12 ai 15 minuti. Non devono venire scuri come coloriscono appena appena bisogna tirarli fuori, così saranno più gradevoli. Qui sto facendo dei biscotti lunghi. Ok, ho messo le ciliegine ai biscotti rotondi e in forno. Eccoli qua, una volta cotti, vedete il colore deve essere questo, vanno fatti raffreddare un pochino. E poi con la cioccolata che ho sciolto a bagnomaria, cioccolata fondente, li spennello i biscotti fatti adesso e quelli lunghi. Quelli rotondi ho messo la ciliegina candita, ed eccoli pronti. Beh, io direi che sono venuti molto bene, che ne dite? È molto semplice farli, l'importante è sbattere bene all'inizio, far diventare l'impasto un po' spumoso. Ringrazio Rita per la ricetta, perché sono veramente deliziosi, e se volete andate a visitare il suo canale Rita Chef Channel. Ciao a tutti amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!